Ehi la ciurma, io sono Mercedes e ben ritrovati qui su Expedition Conquistador. Accendiamo magari una luce perché inizia a fare buio. Allora, vediamo se possiamo vendere qualcosa qua. Commercia. Allora, medicina ne hanno tanto bisogno, quindi direi prendiamone un po'. 500 va bene, dai. Termina evento e allora adesso che abbiamo la guida. Proviamo ad andare qua, dai, la caverna vulcanica. Non so cosa ci abbiamo guadagnato con la guida in realtà. Però abbiamo la guida, non è nella nostra spedizione, non lo conta? No. Però boh. Ah, niente, dobbiamo fermarcelo. Qua hanno ancora quelli che sono da sistemare. Quelli ancora abbiamo bisogno per un po'. Boh. Nave di carne. E ci deve essere messo completamente migliorato e migliorato. Ok, uno di Aculei. E Aculei siamo a posto a questo punto. Allora, vediamo un po'. Qua, cosa ci dice? Raggiungere la sommità del Masai è più facile a dirsi che a farsi, ma dalla tua hai l'aiuto di Tsel, che ti conduce lungo la via più veloce. L'enorme cratere del vulcano è annunciato da un pungente olezzo di zolfo, che ti offende le narici e ti impedisce di pensare ad altro. Puoi raggiungere a piedi l'imboccatura del cratere e guardare nella bocca del vulcano. Lì il puzzo è quasi intollerabile, ma si può vedere il bagliore del magma sottostante. Invio qualcuno in perlustrazione. Mandiamo Ruiz. Enrico Ruiz accetta di calarsi nella bocca del vulcano, scherzando su tutto l'oro e l'argento che potrà trovare sul fondo. Lo assicurate a una corda e lentamente lo fate scendere al cratere. Tutto procede secondo i piani, fino a quando non c'è più corda. Aspettate per un po' un segnale dal fondo, ma non succede niente. Strilli a Ruiz di fare rapporto su quello che ha trovato sul fondo. Tutto tace, allora decidi di tirare sulla corda, ma ti aspetta una amara sorpresa. Ruiz ha perso i sensi a causa dei fumi velenosi. La sua pelle è stata orribilmente ustionata dall'atmosfera corrosiva del cratere. Mentre i tuoi servitori lo curano come possono, pensi cosa fare. Un secchio mi si scioglie. Ma ci proviamo lo stesso. Afferra un secchio di metallo, lo leghi per le mani con le estremità della corona e ordini ai tuoi servitori di calarlo nel cratere. Appena finisci la corona fai dondolare il secchio, in modo da avere più possibilità di raccogliere oro liquido. Quando lo tiri su, il secchio è totalmente corroso dai fumi velenosi del vulcano. È un miracolo che la corda non si sia spezzata. Ma come puoi pensare di raccogliere dell'oro così? Boh, vediamo dei tunnel che. Itzel ti svela l'esistenza di un tunnel. Adesso ce lo dici. Che, passando al fianco della montagna, conduce fino al punto in cui è possibile guardare oltre il portale che si apre su Mictlan. Ok, semplicemente andare qua sotto. Quello ci sta dicendo, ragazza mia. Allora, lei sta bene, quindi la mettiamo di guardia, perché la guardia è un po' peggiorata. Letale lacerazione. Ci credo, quello si è messo giù sotto. Ma ho mandato lui proprio perché. Perché era lui. Non diteglielo. Guardia. Aculei, non mi servono più, grazie. Tu fai un po' di erboristeria. Vada. Ma che bello, c'è ancora il cosino che gira, ma il cosino che gira non esiste più. C'è l'ombra. Ma non c'è più il segno. Solo 4 di carne. Termino si è rimesso completamente. Ruiz è migliorato, ok. Ok, allora, chi si è messo completamente Trevino, che è bravo a fare la guardia. Quindi fai la guardia, che poi dopo i rovene se la andiamo a fare la pattuglia. Stiamo consumando abbastanza provviste, ma mi ricordavo che quella zona del vulcano si precipitava abbastanza. Come
Come previste. È difficile tutto in sto posto qua. Quindi allora, aspetta, piuttosto che mandare tutta la gente in pattuglia così, tu fai la guardia, va? Tanto la pattuglia mi sembra inutile qui. Quintero Hank, fai la guardia, che non voglio che succeda un altro evento come quello dell'altra notte. Che dite? E come si è messa in medicina? 75? No, dobbiamo farne altra per forza. Me l'abbiamo consumata un sacco per... per i tizi che sono stati aggrediti nella notte, siamo dovuti scappare. Allora, lui sta ancora male, sì, moderata lacerazione. Nulla. Continuiamo. Tu e i tuoi uomini raggiungete una gola rocciosa che taglia in due il terreno, addentrandosi nella giungla a perdita d'occhio. Una cinquantina di metri più sotto, una fitta nebbia nasconde il fondo della voragine. Uno stretto sentiero scende lungo la parete non lontano da dove ti trovi, apparentemente riemerge sull'altro lato dello strapiombo. Manda qualcuno a trovare una strada alternativa. I suoi uomini tornano riferendoti che il burrone termina in una cascata sulla destra. Sembra tuttavia che i nativi abbiano costruito un solido ponte di pietra sulla sinistra. Lo attraversi con i tuoi uomini, lo segni sulla mappa e continuate il viaggio sull'altro lato del precipizio. Scusami. E quindi? Dov'è questo ponte? Qualcuno sondare il... Ma andiamo Pavlik. Ordini di sondare il sentiero Laszlo Pavlik, che scompare nella nebbia sottostante. Tendi per qualche minuto di sentire tirare la corda. Quando suona lo scricchiolio e un fragore improvviso annunciano che qualcosa è andato terribilmente storto. Da sotto si levano grida disperate. Aiuto, non riesco a muovermi! Qualcuno mi aiuti! Tenta un altro modo per attraversare. Cerchiamo di salvarlo. E io corro intorno agli alberi robusti vicino all'orlo della voragine e ti avventuri con cautela lungo la parete rocciola. Nella nebbia rocciosa. Nella nebbia Laszlo Pavlik giace accanto a un corso d'acqua sul fondo della gola, le gambe intrappolate sotto enormi massi. Ti muovi rapidamente e ti prepari a utilizzare le corde per tentare il salvataggio. Con tua enorme sorpresa, Laszlo si oppone ai tuoi tentativi di legare una corda intorno a lui. Capitano, è loro! Ricordatevi dell'oro! Provate o pensi che stia delirando, finché non noti due sacchi pieni di ninnolo d'oro nelle acque basse poco più in là. L'ho trovato nella grotta a monte, deve essere un'antica camera sacrificale, dobbiamo prendere l'oro! Mentre cerchi di legare una corda al... Salviamo Laszlo. Leghi rapidamente una corda intorno a Pavlik, poi uno dei tuoi uomini tira su. Riesco a tirarvi in salvo all'ultimo istante, poco prima che una potente ondata si abbatta su ogni cosa, spazzandovi anche i due sacchi con i miei oggetti d'oro provenienti dalla grotta. I tuoi uomini esultano mentre risali lungo la parete. Immediatamente crei una barella per Pavlik, gravemente ferito. Ti rendi conto che se avessi scelto un esploratore esperto o semplicemente una persona più cauta, la situazione non sarebbe così stata così seria. Ah, ok. Però scusami, quindi dobbiamo tornare là? Dobbiamo andare. Mi ha detto che c'è un coso per attraversare che ha segnato sulla mappa, ma non è assolutamente vero, non è proprio vero per nulla. Che giro deve fare qua? Vai al sepolcro nel dubbio, non si capisce niente, che cosa cavolo dobbiamo fare qua? Il ponte, i nativi, le cose, ma che cazzo. Qua non c'è niente, cioè tutta sta roba qua solo per fare della gente che muore malissimo. Adesso c'è anche lui che è messo male, che sta morendo. Velasquez qual è? Quello che cura bene? Sì, allora gli diamo Alvarado. Porca miseria, cioè razioni, abbiamo più carne, ho date più carne a tutti. Una di carne a tutti, voi sempre due razioni. No, vabbè. No, adesso sono più di 10, va bene così, guarda. Ragazzi. Fine. Anche perché non siamo messi così bene adesso come cibo.
Abbiamo tolto solo 4 di carne. Ruiz si è reso completamente Paulic, ha migliorato. Però dico, cosa dobbiamo fare? Cioè, queste sono tutte delle cose bruciate e poi fine. Il ponte, i nativi, le co... Un corno. Ma perché là non può passare, scusami? Cioè, che problema avete per scavalcare da quel lato? Beh. Allora, niente, voi... No, Ruiz sta bene. Per cui Ruiz, tu stai di guardia e coso lo curo io, Paoli, che l'ho mandato io e lo curo io. Tu fai la caccia. E tu altro fai delle medicine, perché qua si è messi proprio male anche con le medicine. Abbiamo venduto, adesso abbiamo tutti i mezzi morti. Hai di qua? Non si può scollinare. Cioè, sì, così, ma poi lassù no. Non capisco. Continua a segnarmi la galleria vulcanica, ma... No, no, abbiamo preso un po' più di carne, quindi uno di carne a tutti. Ok, ci sono delle erbe e basta. E di qua comunque non possiamo passare al vulcano, mi sa. Ah, però qua c'è un tesoro, un bel tesoro. No, mi dispiace. Ah, è questo il giro che ha detto che si può fare. Ok. Va bene. Non capivo cosa fosse, di solito l'ho segnato sulla cartina. Sì, ma se non si capisce nulla. Vai. Adesso siamo con poco cibo. Poche medicine. Che avevamo un po' di scorte, perché qua non siamo messi così bene. Andate. 17 di carne, ottimo. Lui si è rimesso completamente. Ok, iniziamo a ragionare. Così magari riusciamo a prendere un pochettino più di cibo. Allora, medicine si è messi molto male, grazie. Cibo si è messi discretamente male, ma l'abbiamo raccolto un po'. Allora tu stai di guardia. Mettiamo qualcuno a fare la caccia che è un pochettino più bravo a cacciare. Tipo, Irene sa comunque 4. Tanto quanto Quintero. Mettiamo Quintero allora che tanto non aiuta molto. Uno di carne a tutti. E ne avanzano anche 3. Buono, quindi direi Quintero al posto che... conserva. E infatti abbiamo trovato solo 5 di carne. Mannaggia. Però male che vada possiamo comprarla là, in caso. Tanto medicine possiamo farne. Se dovessimo essere messi davvero seriamente male, allora possiamo convertire delle medicine in carne. Cioè, ma non sono stupido io. Dicevo, ah, guardate, è rimasta la cosa, è rimasto il coso che fa la gira, che fa l'ombra. Invece perché era qua? Mannaggia me. Segui Zell fino all'imboccatura della caverna, accendi le torce ed entri. Fate quel che passo nel tunnel, un nugolo di pipistrelli vi passa sopra la testa, facendo urlare di paura alcuni membri della spedizione. Man mano che risalite i tunnel, i fumi del vulcano diventano sempre più intensi, la puzza di zolfo si fa difficile da sopportare. Anche tu inizi a non sentirti propriamente bene, ma procedi comunque verso la fioca luce che pensi di intravedere in lontananza tra le rocce. La luce alla fine del tunnel altro non è che una massiccia porta intagliata nell'ossidiana pura, un bagliore viola innaturale all'interno di una cornice nera. Sfiorando
Davanti a questo portale infernale vedi un uomo dalla testa di cane, con il corpo scheletrico e i piedi al contrario. Avvicinati alla creatura. La voce della creatura è fragorosa, parla con un tono profondo e mascolino che riverbera in modo innaturale nella grande caverna. Non avvicinatevi, gli esseri viventi non sono i benvenuti oltre questa porta. Sono Xolotl, dio dei fulmini e della morte. Non ho alcun interesse in voi. Julius Mazzetasnenki vi accompagna. Non ancora, perlomeno. Noti che Xolotl regge un enorme ipnotico zaffiro intagliato nella forma di un teschio umano. Cos'è questo Mictlan di cui parlate? La faccia di Xolotl si fa contemplativa, un risultato niente male per un dio con la testa di un cane. Mi fa piacere che un essere umano non devoto al mio gemello Quetzalcoatl dimostri un interesse nella nostra cosmologia. Posso dire che questo portale non è che l'inizio dell'entrata verso Mictlan, il mondo sotterraneo. Per raggiungere il nono luogo di Mictlan servono 4 anni ed è necessario superare molte sfide. Il defunto deve superare una catena montuosa le cui montagne si scontrano tra loro, un campo ventoso in cui soffiano coltelli taglienti e un fiume di sangue popolato da temibili giaguari. La gran parte di chi muore deve vedersela con questi luoghi, eccetto i guerrieri che periscono in battaglia, le donne che muoiono di parto o chi affoga. Questo è tutto quello che posso dire, ora giratevi e andatevene immediatamente. No, non gli do l'anima di uno dei miei uomini. Sapendo che sarebbe meglio obbedire alle parole di un dio della morte, indietreggiti e allontani da Xolotl. Esci dallo stesso percorso che avevi seguito per entrare, quando i tuoi occhi vengono finalmente accecati dai raggi del sole, anche l'aria acre che si respira sulla sommità del vulcano ti sembra fresca e dolce. Ora puoi iniziare a calmarti. Ok. Direi che abbiamo fatto tutto quindi. Io proverei a tornare al territorio del Mazzo, ma tanto 100% che non succede nulla e non possiamo sposarci con la tipa. Perché abbiamo rotto tutto non andando a Tenochtitlan. Cioè, ho rotto tutto. E la vita. E probabilmente questo sarà il penultimo episodio, perché poi farmerò un po' di oro e nulla. E sarà la fine della nostra avventura. C'è un achievement per non perdere nessun uomo. Per cui. Non ho voluto dare l'anima di uno in cambio del. In cambio del teschio. Come si è messi in medicina? Siamo messi bene in medicine. E tesori ne abbiamo molto pochi. Abbiamo uno di attrezzatura che possiamo dare a Trevino. E di esperienza non ne abbiamo quasi niente. No, medicina abbiamo detto che si è messi bene. Ok, quindi direi che però tu vai a cacciare, che abbiamo da recuperare un po' di carne in questo momento. E allora, Nekalli vai di pattuglia, Irwenez di pattuglia e chi è che era? No. Quintero di pattuglia? Sì. Ok. Non so neanche se riusciamo in questo video ad arrivare dalle Amazzoni in realtà. Ma secondo me non cambierà assolutamente nulla dalle Amazzoni. 9 di legname, ok. Ma solo 6 di carne. Non ok. Le strade sono veloci ma sono pessime per cacciare. Tesori, buono. Uno di carne a tutti. Ho trovato 3 torce. Mai capitato. Non so cosa farmene comunque, perché non abbiamo mai utilizzato le torce in realtà.
Accampamento di nuovo, vada. Dai, ottimo, un bel po' di carne. Quanto manca per ste mazze, mannaggia loro. Mi sa ancora 2 o 3 giorni. Porca miseria. Ah, una di carne a tutti, poi andiamo a fare conserva. 28, quindi sono conserva, conserva e conserva. Dai, comunque 9 le hanno prese di carne. Buono. Qua Tenochtitlan ci siamo bruciati tutto. Vabbè, ancora 2 giorni e arriviamo dalle Amazzoni, ma probabilmente ci diranno ciao, sei tanto carino, fai l'altra missione. Ma l'altra missione non esiste più. Vadi. Sei di corda, ma non ce ne facciamo niente perché abbiamo bisogno al massimo di petrolio. Tanto sono sempre là le Amazzoni. Ci saranno accampate da qualche altra parte, forse. Chi lo sa? No, razione 1 di carne a tutti, per piacere. 3 torce ancora. Cosa ce ne facciamo? Preferirei della carne. Se per voi è uguale. Sono qua? Sì, sono là, mi sa. Accampiamoci qua, poca carne. Ok, buono. Mi ero proprio lament appena lamentato che avessimo poca carne. Ah, ok. No, pensavo fosse qualche evento relativo. Ma dove sono accampate loro? Qua c'è il fuoco acceso, ma non sono qua. Ah, c'hanno il campo laggiù. Sembra. Ah, eccole. Ciao. Niente. Poteva essere mia moglie. Né nulla. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo nel prossimo episodio, che non so quando sarà perché dovrò. Per fortuna mi sono portato un po' avanti, quindi potrebbe essere che sia regolare. Però non lo so perché voglio raggiungere i 50.000 tesori, mi pare che fossero. Io voglio esserne sicuro. Scusate, sto solo leggendo. No man left behind e torna senza perdere nessuno, ok. E Don Juan non riusciamo a farlo. Sì, Ecstasy of Gold, ritorna con almeno 50.000 tesori. Va bene. Vi ringrazio per la visione. Ciao a tutti, buona giornata.